Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, si è dimesso. Questa è la voce che continua a circolare all'interno di Palazzo San Domenico e che nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente. C'è anche un comunicato stampa del PD che afferma le dimissioni protocollate lo scorso 18 aprile e mai comunicate in consiglio comunale. In tanti quindi chiedono una conferma non ancora pervenuta dal diretto interessato. Tuttavia, il tempo per Abate stringe e sembra ormai logico aspettarsi l'ufficializzazione delle dimissioni da un momento all'altro. Pasqua è trascorsa, la Madonna Vasavasa è stata festeggiata così come si sperava e il sindaco si è anche fatto l'ultimo San Giorgio con la fascia tricolore, dove non ha mancato di rilasciare sui social qualche dichiarazione anche a stampo squisitamente elettorale. Scarso dialogo sulla vicenda che ha anche sollevato le critiche proprio dell'opposizione attualmente all'oscuro di tutto, dimissioni che dovrebbero essere datate a 10 giorni fa ma mai comunicate ufficialmente in consiglio comunale, tra l'altro già rinviato a data da destinarsi. Se intenzione infatti di Abate, così com'è, quella di candidarsi alle prossime regionali per correre per un seggio all'ARS, dovrà lasciare l'amministrazione entro la prima settimana di maggio, visto che la legge vuole che per competere alle regionali bisogna lasciare la carica di sindaco almeno 6 mesi prima dalle elezioni che dovrebbero ricadere ad ottobre, sempre se il governatore Musumeci non decida di dimettersi prima. Per questo in molti sostengono che Abate possa decidere già entro la fine del mese di aprile di rassegnare le dimissioni e iniziare a proclamare la propria candidatura con qualche lista. Del resto l'attuale sindaco eletto a primo turno a furore di popolo avrebbe i numeri per farlo, anche se c'è una domanda alla quale manca attualmente risposta: con quale partito si presenterà adesso Abate alle regionali? Palermo non è Modica e Abate dovrebbe trovare una lista che lo accolga. Su questo il sindaco sarebbe già al lavoro da diversi mesi, visto che non sembra più essere un segreto il legame che si stava creando con l'UDC, dove proprio Abate è stato anche visto partecipare ad una riunione a fine dello scorso anno. Meno probabile e invece l'ingresso in Fratelli d'Italia, mentre non si esclude che il sindaco possa comunque restare all'interno di forze centriste. Insomma, non sarebbe strano che Abate possa da un momento all'altro ufficializzare le proprie dimissioni convocando una conferenza stampa last minute. A questo punto l'altra domanda sarebbe: cosa accadrà a Modica appena terminata l'era di Abate? Per rispondere basta vedere quanto accaduto nella vicina Avola, dove il sindaco Luca Cannata ha recentemente rassegnato le dimissioni proprio come Abate dopo 10 anni di sindacatura per competere alle regionali. Senza neanche andare fuori provincia, basta vedere quanto fatto dall'allora sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, quando anche lui si dimise per puntare su Palermo. Dopo 20 giorni dalle dimissioni di Abate, a Palazzo San Domenico entrerà in scena un commissario detto prefettizio, perché nominato dal prefetto che resterà in carica per i prossimi 3 mesi, prima dell'ingresso del commissario straordinario che resterà invece in carica fino alle prossime elezioni amministrative.